Buongiorno, buongiorno amici. Allora, vi faccio questo video perché vi voglio presentare i corsi che inizieranno a breve nella città di Lucca. Però nulla vieta che le posso organizzare anche da voi. Se mi aiutate, noi ci spostiamo e veniamo da voi. Allora, intanto i due corsi che ho sempre fatto negli ultimi anni sono sempre stati legati all'alimentazione e all'erboristeria. Allora, quello legato all'alimentazione è nato per quale motivo? Perché chi mi segue da tanto tempo, chi ha visto il racconto della mia vita e vari altri video, spesso dico che mi sono trovata da sola perché all'età di 23-24 anni, quando feci poi il Prime Test, quindi l'esame delle intolleranze alimentari, grazie a un medico egiziano che mi aiutò in quel periodo e tantissimo, mi fece conoscere i rimedi naturali e ovviamente si seguì una dieta alimentare in base ai risultati delle intolleranze e delle allergie agli alimenti. Da qui un po' tutta la mia vita è cambiata, lo sapete bene, e devo dire che sono anche guarita. Io ho sistemato tutto quello che non funzionava nel mio organismo e parlo anche di malattie importanti e serie, ok? Come per esempio cioè, mi diagnosticarono la leucemia e poi non c'era più, oppure cose comunque strane. Chi segue il racconto, chi mi vuole vedere, insomma, chi mi segue per la prima volta può andare a vedere il racconto della mia vita. Però tantissimi sintomi che mi hanno causato veramente tanti guai. E quando io iniziai cioè tornando a casa praticamente, dovevo cominciare a cucinare, a seguire uno schema alimentare, dovetti andare a cercare alimenti dove magari non erano presenti nei supermercati, come io parlo poi di 15 anni fa, oggi ho 40 anni, quindi insomma era anche un pochino più difficile, nascevano allora i primi negozietti di alimenti naturali, il supermercato non era così, diciamo, pieno di tanti prodotti come oggi, non c'era molta scelta. E quindi farine bianche, zuccheri bianchi, roba in scatola, comunque tanti insaccati, molti formaggi, quello come oggi, però insomma non le conoscevo tante altre scelte e quindi io piano piano, giorno dopo giorno, cominciai a girare, ci sbattevo un po' la testa, facevo qualche ricerca, compravo libri, leggevo, provavo delle ricette da sola, quindi effettivamente io in un anno di tempo, piano piano, ho cominciato a conoscere bene un po' questo mondo della cucina naturale. O se vogliamo anche proprio dello stile di vita naturale, conoscendomi, portando una buona ed una sana consapevolezza verso me stessa e anche un po' la situazione che stavo vivendo e piano piano, anno dopo anno, attraverso anche alla scuola di naturopatia, vari master in alimentazione e così via, diciamo che ho trovato un po' la mia strada. Il mio canale nasce perché io non voglio lasciare da sole nessuno, quindi non vi voglio lasciare da soli come mi sono trovata io e quindi vorrei cercare di, siccome il tempo che ci rimane è poco perché il mondo sta andando a rotoli, bisogna cercare di velocizzare un pochettino i tempi e cercare di migliorare quelle che sono, insomma, le nostre anime, il nostro spirito interiore, grazie anche all'alimentazione e di nuovo al contatto della natura. Quindi, ora se mi vedete guardare a sinistra, perché ho le slide ovviamente della presentazione che ho fatto dal vivo qui in una sede, in un'associazione a Lucca, e seguo un po' questo schema per cercare insomma di mettervi a conoscenza anche voi delle cose che faccio. E ovviamente poi io vi invito a partecipare o perlomeno ad aiutarmi a organizzarlo anche nelle vostre città. Allora, il primo corso di alimentazione si chiama Voglio sentirmi finalmente bene. C'ho qui anche una locandina, aspettate. Eccola qua. Voilà. Voglio sentirmi finalmente bene. Chi mi segue l'ha visto anche, ho creato diversi eventi su Facebook. Questo si farà qui a Lucca il 2 e 3 aprile, quindi un sabato e una domenica piena. Sarà un corso molto molto ricco di informazione, ma non saranno informazioni legate solamente agli alimenti o a come si cucina questo, o come è meglio mangiare la pasta piuttosto che se è meglio non mangiare le proteine e così via. Ma voglio portare proprio quello che è la consapevolezza. Allora, intanto voglio far comprendere a tutti che il cibo può essere sia un'arma
che ci aiuta a difenderci dalle malattie, ma potrebbe essere anche purtroppo la causa che invece ci ammala. C'è una frase che è proprio questo, che dice: il cibo che mangi può essere o la più sana e potente forma di medicina o la più lenta forma di veleno. Questa è una frase che disse Anne Wigmore, una dottoressa, diciamo, lituana, che lei poi ha fatto le scuole di Ippocrate in America, perché poi si trasferì laggiù e fu la prima a portare le centrifughe come metodo di disintossicazione. Anzi, vi ricordo che questo è proprio il momento, perché siamo in primavera. Allora, noi siamo quello che mangiamo, quindi nel corso tratteremo anche molte, molte di queste cose: il perché diventiamo ciò che mangiamo, come gli alimenti interagiscono con le nostre emozioni, con il nostro umore, ma anche come gli alimenti ci trasformano in similitudine a lui. E faccio un esempio: chi mangia comunque, spesso e volentieri, cibi molto grassi, è inevitabile che diventa grasso. Quindi io ho trovato su internet una foto, che magari vedrò di riuscire a rimettervi, di una donna che assomiglia proprio a una brioche. Oppure di un bambino che è allattato al seno, la madre mangia un cibo del panino tipo McDonald's, King Burger, queste cose qui, e comunque ciò che mangia la madre poi viene passato al bambino. Inoltre tratterò una cosa molto carina, che sarebbe la segnatura. La segnatura è come la natura ci assomiglia in tutti i sensi, e quindi questo ci fa capire che legame importante c'è tra di noi. Quindi, se non voi provate a tagliare una carota nel mezzo, vedete come la carota assomigli proprio al nostro occhio, proprio alla pupilla, alla retina, con gli stessi raggi che abbiamo all'interno dell'occhio. Sapete bene che la carota è ricca di vitamina A e quindi è molto curativa per la retina dell'occhio e per l'occhio stesso. Lo zenzero ha una forma un po' particolare, spesso e volentieri ricorda proprio, perché proprio si aggancia in questo modo alla radice e poi esce fuori così, e assomiglia proprio allo stomaco. Sappiamo bene che lo zenzero è fare il decotto di zenzero, inserire comunque cibi all'interno, lo zenzero all'interno di cuscine, quindi preparati, fa molto bene alla digestione dello stomaco, e così via. Ma per esempio il fungo, un fungo tagliato rappresenta l'orecchio. Il fungo è uno dei pochissimi, forse l'unico, degli alimenti che contiene in natura vitamina D, perché sapete che la vitamina D noi la produciamo grazie alle emissioni del sole. Il sole, la luce batte l'occhio e noi trasformiamo la vitamina D. Il fungo invece è un alimento che contiene vitamina D, che aiuta moltissimo proprio l'apparato auricolare. La noce, se noi guardiamo una noce, assomiglia proprio ad un cervello. Comunque, con tutte queste cose poi le vedremo e le valuteremo una a una proprio durante il mio intervento. Si parlerà anche di come un sintomo del nostro organismo sia un messaggio. Ogni singolo sintomo, pur quanto piccolo crediate che sia, a volte ci sono proprio delle persone che hanno dei sintomi fortissimi, ma che sono diventati normali. Non lo so, il mal di pancia, il mal di testa, il dolore, la sindrome mestruale, un dolore alla schiena, una contrattura magari alla spalla, se la portano dietro da anni e rimane lì. Anche se all'inizio magari l'hanno provata a curare e così via, però quel sintomo è un messaggio ben preciso: il corpo ci sta dicendo qualcosa. Noi dobbiamo connettere mente e cuore, quindi ciò che sta nella nostra testa deve essere connesso su ciò che noi sentiamo con il nostro cuore, percepiamo con il nostro cuore. Questo significa essere presenti in noi stessi e conoscerci e sapersi ascoltare. Ovviamente poi questo, con un tocco di conoscenza della natura, un rapporto con la natura, fa sì che poi anche la nostra vibrazione riprenda l'onda corretta, perché siamo un po' tutti sfasati, siamo scollegati mente e cuore, scollegati con la nostra intera, e quindi questo non porta altro che un grandissimo dolore e delle grandissime malattie, purtroppo. Quindi valuteremo sintomi come l'orticaria, quindi il prurito, come i brufoli, come le allergie, mal di pancia, dolori articolari, la emicrania, le varie infiammazioni, come mai batteri si sviluppano nel nostro corpo che sono già presenti, però come mai si va in squilibrio, e così via.
È importante, diciamo, avere una conoscenza prima di parlare di cucina e quali cibi devo mangiare, perché devo mangiare la frutta o la verdura cotta a vapore piuttosto che magari lessarla, perché è meglio mangiarsi un riso integrale piuttosto che il riso bianco, no? Queste sono tutte nozioni che poi vengono dopo. Prima capiamo perché è così importante il cibo per noi, come il cibo interagisce veramente nel nostro organismo. Se noi arriviamo ad una conoscenza che possa essere anche una base, ma che poi approfondirete via via, la conoscenza comunque ti rende libero. Ti rende veramente libero da ogni legame, se vogliamo, anche con la medicina. Ma questa la metto tra parentesi e tra virgolette, perché con questo non va messa da parte la medicina. La medicina, grazie a Dio che c'è. Per tantissimi aspetti, perché ci salva la vita. Si parlerà di quanto sono difficili, com'è difficile la gestione delle nostre emozioni interagendo anche appunto con l'alimentazione. Quanto questo ci faccia rimanere nel nostro piccolo spazio limitato, no? Che poi viene detto in psicologia la zona di comfort, al di fuori della quale pochissimi di noi vanno, perché è molto difficile fare questo salto. A volte un problema molto importante dell'organismo è dato dai latticini. Per esempio, c'è una bambina a scuola all'asilo con mio figlio che qualsiasi forma di latticino gli dà una reazione molto forte sulla pelle. È una bambina che, insomma, si parla di una bambina di 2 anni e mezzo, un latticino, cioè una volta di latte ci si cibava ed era l'unico alimento di crescita che veniva poi consigliato, no? Ai bambini. Oggi invece stanno dando noia. È difficile però far capire di levare il latticino ad una persona, quindi oltretutto ad una bambina, ma se io vado a dirlo ad un adulto, no, guarda, cerca di non mangiare formaggi perché producano muco, perché comunque producono quindi umidità e se hai un'umidità dentro al corpo automaticamente si sviluppano altri sintomi e così via. Ora, il discorso sarebbe lungo, non per nulla si fa un corso di 2 giornate belle piene. Però la persona ti risponde no, e come faccio senza il formaggio? E sulla pizza, la mozzarella, non ce la metto più, oppure ma noi si mangia sempre lo stracchino, il Philadelphia e tutta una serie di formaggi, il parmigiano, le private a levare il parmigiano alle famiglie e non è possibile perché comunque il parmigiano è l'alimento che rimane in primis come superalimento di grandissimo nutrimento, ma soprattutto insomma descritto come di una grandissima naturalità. Io se mangio una cosina così piccina di parmigiano mi si aprono le ulcere all'interno della bocca, quindi voglio dire, questo non vale per tutti. Uscire da questa zona di comfort è un passaggio che però vi darà una grandissima emozione e vi darà, cioè il provare, il mettervi alla prova, dal cambiare l'alimento, ma anche da fare un qualcosa che non avete mai fatto, che può essere uno sport, ma può essere proprio anche il provare a partire e andare da un'altra parte. Cioè, ora aspettate che mi finisce la batteria. Andare da un'altra parte, cioè mettervi alla prova, non affrontare proprio quella paura, no? Che viene dentro quando si deve fare qualcosa di diverso. E invece, se avviene tutto questo, non facciamo altro che passare da una zona di comfort ad una zona di crescita, ad un'evoluzione. E tutte le emozioni, le più belle, stanno proprio lì, stanno dietro alla paura, dietro a quell'adrenalina che ci spinge, ma che per abitudine ci lascia all'interno del nostro divano con la copertina bella, calda, dove però c'è la paura, c'è anche la noia, se vogliamo anche la mediocrità. C'è un detto: chi si accontenta gode. È vero, ci fa vivere meglio. Ma chi si accontenta chissà quante cose poi perde, no? Nella vita. E io sono dell'opinione che di vite ce ne sono tante, ce ne sono state prima di questa, ce ne saranno dopo, però in questo momento questa è la mia unica vita e io la voglio vivere appieno, perlomeno ci provo, senza provare a, senza avere paura, ma
E anche se ho paura, io vado a ricercare nel mio fondo, fondo, fondo il coraggio, perché ce l'abbiamo tutti. Quindi dico: coraggio, cacchio, fatti vivo e portami fuori da questa zona di comfort. Allora a quel punto è come trovarsi su un grandissimo molo. Avete presente quando abbiamo questi grandi muraglioni, chi abita nelle città di mare o quando andate appunto in vacanza, vi affacciate e vedete questo mare immenso dove vedete l'orizzonte laggiù lontano e le onde che si sbattono contro agli scogli, no? Ci sono tutti quei luccichi sull'acqua, il sole, i gabbiani che volano, cioè ragazzi, è un'emozione fortissima, ma così come l'alta montagna, il bosco, le piante, qualsiasi cosa che vi dà emozioni, quella è la vita. Perché non provarlo ogni giorno? Ma è veramente un peccato, no? E una cosa importante è proprio quello di educare la nostra mente, perché non possiamo dirgli sempre non ce la faccio, no, ma sì, figurati, ora non posso, ora non ho soldi, ora sono diventata mamma, ora non sabato e domenica piove, no, tutta una marea di scusanti. E anche qui ho trovato una frase molto carina dove dice: non dire non ce la faccio nemmeno per scherzo, perché l'inconscio non ha il senso dell'umorismo, ma anzi lo prenderà veramente, veramente sul serio. Quindi anche questa cosa qui deve essere ricordata. Non dire mai non ce la faccio, ma ce la facciamo sempre. Soprattutto non rimandare mai a domani. Quindi, sì, io cercherò attraverso questi corsi di mettervi un piccolo seme di consapevolezza che poi dovrete innaffiarlo successivamente da voi. Ma potremo fare anche degli appuntamenti che possono continuare nel tempo, no? Per crescere e cercare di affiancare il vostro cammino in questo momento così delicato di cambiamento. Parlerò di alimenti, appunto, quindi tutte le caratteristiche nutritive, quali alimenti acquistare, saper leggere le etichette, ma soprattutto conoscere molto bene gli ingredienti. Quindi verrà data tutta una lista di additivi, conservanti e coloranti, così ne parleremo se li conoscete, quali sono da evitare, quali sono quelli meno nocivi, che però presi in tanta quantità comunque possono darci noia. Poi parleremo di quanto è importante l'acqua nel nostro corpo. Del pH acido e basico, quindi quali sono i cibi che ci permettono di rimettere in equilibrio il nostro corpo oppure di portarlo assolutamente in acidità o in basicità, in alcalinità. In entrambi gli eccessi, ovviamente, c'è la malattia fino alla morte. Si parlerà degli integratori alimentari, delle alghe, delle spezie, quanti tipi di zucchero sono presenti, le loro differenze, come si fanno i germogli. Molti di voi lo sapranno già, però tanti non lo sanno neanche ancora, lo possiamo fare a casa da noi, così come tantissimi altri alimenti come una maionese vegetale, una ricotta vegetale. Vedremo come si fa la crema Budweig, che è questa bellissima colazione che ci ha regalato la dottoressa Cusmin e che io ancora oggi faccio e che faccio al mio bambino. Si parlerà della depurazione del corpo, quindi da dove si comincia per iniziare a depurarsi e quindi come dobbiamo tenere il nostro corpo anche a livello di igiene personale. Quindi parleremo del lavaggio della bocca, del lavaggio intestinale, del lavaggio del fegato, insomma tutti questi argomenti molto molto importanti. Tanti, però ne cominceremo a prendere un pochettino consapevolezza, inizieremo a toccare da vicino. Il secondo appuntamento, quindi in questo caso il secondo giorno, faremo tutta la parte pratica, quindi risponderemo a tutte le vostre domande, metteremo in pratica come faremo, proprio come si fa proprio la crema Budweig, la faremo in diversi modi, si faranno delle centrifughe, si faranno insomma tante cose insieme. Poi se ci sono delle richieste, ben venga, io cercherò di aiutarvi ad esaudirle. Questo è tutto quello che riguarda, diciamo, la parte dell'alimentazione. Ovviamente sono stata abbastanza stretta perché, vi ripeto, 17 minuti per presentarvi un qualche cosa quando si fa un corso di 2 giorni, ovviamente sono poche. Il secondo invece è proprio il corso relativo alla conoscenza dei rimedi naturali e delle piante e come riusciamo a farle a casa da noi. Allora, si è visto come il cibo può interagire con i nostri umori, con le nostre emozioni, bene, anche le erbe, praticamente la pianta guarisce il corpo facendo rifiorire, diciamo, lo spirito. L'alimento dà forza al nostro corpo e nutre lo spirito, la pianta lavora soprattutto a livello animico, quindi ci rimette proprio in ricongiungimento con un equilibrio che è quello della salute. E si parlerà di come ci somigliano, si è detto che nell'alimentazione ci somigliano i cibi, anche in natura ci somigliano tantissime piante e le vedremo. Basti pensare a come il sistema nostro
sanguigno, è praticamente identico al sistema linfatico delle piante. Così vedremo come le molecole si somigliano, quali sono praticamente tutte le piante che ci circondano nel nostro, territorio. Le andremo a vedere una a una con tutti i benefici, con tutti come, quali principi attivi diciamo, hanno al loro interno e come si possono usare. Ne parlo alcune, le più conosciute, l'iperico, la calendula, l'aloe, il carpobrotus, la piantaggine, la malva, le piante officinali, quindi abbiamo il rosmarino, la salvia, la melissa, le ortiche, diversi tipi di ortica, insomma, chi più ne ha più ne metta. Avremo la possibilità anche di andarle a raccogliere se non c'è la possibilità perché piove o che so io, comunque avrò io delle piante essiccate e faremo a sua volta le trasformazioni, che siano in sciroppi, che siano in tinture madri, che siano in unguenti, in creme e così via. E quindi poi in oleoliti vedremo un po' anche come si utilizzano, come si fanno i massaggi con le erbe, come si utilizzano per fare degli impacchi e dei cataplasmi o delle compresse stesse. Quindi valuteremo tantissime cose. Si parlerà dei fiori di Bach, si parlerà del nettare di luce, che sono dei rimedi nuovi ma molto molto belli, si parlerà degli spiriti degli alberi che sono meravigliosi, anche questo è un po' un rimedio nuovo che abbiamo la fortuna di avere l'azienda che le produce qui in Italia e vi posso assicurare che è veramente veramente bello e si farà una meditazione con un albero scelto e quindi anche qui insomma tutto è un dire. Si parlerà di tutte le argille, quindi le varie argille, anche queste come si possono utilizzare sia per uso orale che per uso, diciamo, direttamente sulla pelle. E quindi anche questo corso si riunirà poi al corso appunto di chi farà il corso di alimentazione e riuscirà a fare anche il corso delle erbe, vedrete che ci sarà tutto un filo logico. Fatti questi due bei corsi di queste 4 giornate piene, vedrete che la vostra consapevolezza, la vostra mente, il vostro cuore un pochettino è cambiato e comincerete a, diciamo, a camminare verso una strada che vi porterà, insomma, a delle migliorie sicuramente. Io, come sempre, cercherò di affiancarvi, vi ripeto, faremo poi degli appuntamenti successivi e quindi vediamo un po' quello che succede. Dobbiamo diventare tanti, bisogna crescere, c'è poco tempo, quindi bisogna assolutamente svegliarsi. Mamme, voi siete il dono per i vostri mariti e i vostri figli. Dipende tutto da noi, da ciò che mettiamo in tavola, da ciò che diamo da esempio alla nostra famiglia. Se cambiamo noi, cambia tutta la nostra famiglia, anche la salute della nostra famiglia. Quindi rimango a vostra disposizione per delle domande. Io ora a Lucca il corso lo faccio il 2 e 3 aprile. Se riusciamo a partire, se no, comunque vedremo subito nelle prossime settimane. Dove c'è la difficoltà di fare le 2 giornate piene, ovviamente si possono fare anche degli incontri, tipo 5 incontri, e darsi appuntamento una volta a settimana. Mi potete scrivere in privato per tutto il resto delle informazioni relativo ai costi sulla mail pollinefrescocongelato@gmail.com. Comunque vi metto tutto qui sotto, mi raccomando. Io vi abbraccio come sempre e vi aspetto. Ok? Ciao a tutti!